Salve amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan che vi saluta ancora una volta e vi parlerà su per giù di vari argomenti. Come vi avevo accennato alla fine dell'altro video che ho fatto circa una settimana fa, se avete degli argomenti da propormi, proponetemeli nei commentari al video e io ne terrò conto. Adesso mi sto filmando con il mio vecchio Samsung Galaxy Young 5360 che fino a settembre o ottobre di quest'anno 2016 non mi ha dato nessun problema. Adesso purtroppo ogni tanto soffre di loop costanti, cioè si riaccende, si riaccende, si riaccende, addirittura non passa alla fase del logo. Infatti prima mi volevo filmare e ho dovuto togliergli la batteria. Perché fra l'altro per spegnere devo fare la stessa cosa, non gli funziona più il tasto power. Bene, che dire, di argomenti da mettere sul fuoco ce ne sono tanti. Innanzitutto mi sorprende che in molti abbiano discusso la vittoria di Donald Trump come una cosa terribile quando si sa che fra le cose che non ha potuto fare, non ha voluto fare, non gli hanno fatto fare, non si potevano fare, Barack Obama nei suoi due mandati, che sono durati credo in tutto 10 anni, o 8 anni, è stato peggio addirittura di George Bush Senior e di George Bush Junior. E poi che Hillary Clinton ha contribuito assieme a Barack Obama alle primavere arabe, alla distruzione della Siria, della Libia, alla creazione del califfato arabo, cioè del Daesh, che lei stessa ha dichiarato che l'ha finanziato e armato, allo squilibrio nella regione del sud-est del Medio Oriente, a tutte le rivoluzioni nel Maghreb, e a una confrontazione più diretta con la Cina e la Russia, alla creazione, allo sfruttamento del conflitto incipiente in Georgia, adesso in Ucraina, con la disputa nella Crimea. Quindi invece di fare degli intermediatori di pace in Ucraina, sono andati a soffiare sul fuoco e a mettere un governo ultranazionalista che voleva fare la guerra alla Russia. E magari hanno appoggiato la recrudescenza di tutti questi governi di destra in Europa. Allora, tutti a piangere in Nord America che Hillary Clinton ha perso, eppure ha fatto tanto male al mondo assieme a Barack Obama, e mi sembra una contraddizione. Io invece credo che Donald Trump era l'unica alternativa per interrompere, per fare un cambiamento, perché è necessario a volte una svolta e l'alternanza è importante. Avendo rappresentato per tanti anni Hillary Clinton, l'oligarchia, tanto in Arkansas con Bill Clinton, come segretaria di Stato con Barack Obama, almeno che venga un politico nuovo. E quindi mi sembra giusto che abbia vinto Donald Trump. Adesso bisogna vedere quello che farà. Forse quello che farà sarà comunque in continuità con quello che hanno fatto sempre in Nord America. Quindi che si riveli un buon presidente o un cattivo presidente per il resto del mondo, sempre farà gli interessi di Nord America, non del resto del mondo. Forse sarà un miglior presidente per Nord America, ma quello di restringere le importazioni e di far fabbricare in Nord America per i nordamericani, per occupare i nordamericani, andrà a svantaggio dell'Unione Europea, del NAFTA, il Trattato di Libero Commercio con Canada e Messico, con Latino America e con il resto del mondo. Però i nordamericani hanno eletto un presidente che forse sarà buono per Nord America,
Perché mica deve essere un presidente buono per il resto del mondo. L'hanno votato i nordamericani, non il resto del mondo. Mi sono riposato un po' in bra il braccio. E con questo passiamo al tema referendario. Un Parlamento eletto secondo prima il Porcellum, che lo stesso inventore, mi sembra Calderoli, del Porcellum, la legge elettorale, ha definito una porcata. E poi attraverso l'Italicus, che stabilisce le regole del voto, le regole dell'opposizione, un Parlamento come quello italiano, che in pratica è illegittimato perché è stato votato secondo delle leggi non costituzionali, dovrebbe cambiare la vecchia Costituzione per cambiare la politica. Io ho dei dubbi che dei parlamentari, dei senatori vogliano veramente cambiare la Costituzione. Io credo che vogliono invece legittimare il proprio incarico politico, facendo sì che la Costituzione cambi per giustificare la loro presenza nel Parlamento, nella Camera dei Deputati e in quella del Senato. Perché, ripeto, sono stati eletti secondo il Porcellum, che è stata anche dall'inventore definita una grande porcata, una grande pasticciata. E poi le regole dell'opposizione sono stabilite dall'Italicus o Italicum, che ha lo stesso nome del treno a cui hanno fatto l'attentato negli anni 80 nella stazione di Bologna. Io penso che vogliano cambiare la Costituzione i rappresentanti eletti secondo norme non a norma con la Costituzione, con il Porcellum, per adattare la loro condizione di parlamentari illegittimi. Forse mi sbaglio, ma è così. Quindi io voto no e suggerisco chiunque a votare no, perché se no si starebbe appoggiando l'incostituzionalità di una casta politica che, essendo stata eletta attraverso il Porcellum, che è anticostituzionale perché regalava premi di maggioranza abnormi, rifanno una Costituzione che quindi giustifica quei premi di maggioranza e li fa ancora più grandi. Poi bisogna dire che la Costituzione della Repubblica Italiana, che vogliono in definitiva abrogare, è stata realizzata con la collaborazione e il consenso di politici di tutti gli schieramenti politici. Tanto Giorgio Almirante del Movimento Sociale Italiano come Enrico Berlinguer, fra gli altri del Partito Comunista Italiano, hanno lavorato gomito a gomito. Hanno messo da parte le loro divergenze politiche e con grande umiltà hanno collaborato tutti i politici del post-guerra, di destra, di estrema destra, nostalgici del fascismo, di sinistra, di estrema sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, democratici cristiani come Alcide De Gasperi, hanno collaborato a beneficio del paese e per il paese a creare una Costituzione al di sopra delle ideologie politiche e partitarie. Negli ultimi 20 anni si è assistito in Italia invece che ogni partito ha voluto varare le proprie trasformazioni, le proprie modifiche costituzionali, fino a che adesso si arriva al delirio di voler cambiare totalmente la Costituzione. Ma non è come ai tempi della fondazione della Repubblica, per cui i padri costituenti della Prima Repubblica
hanno lavorato tutti insieme mettendo da parte le loro ideologie politiche e le loro differenze politiche. Adesso ogni partitino politico vuole apporre le proprie modifiche per dire noi abbiamo cambiato questo, noi abbiamo cambiato quello. Il pasticcio di Renzi non deve passare perché non ha una collegialità di voti e quindi si vuole ingannare la gente. Invece tutti i politici si devono mettere a lavorare insieme mettendo da parte le loro divergenze per fare una vera Costituzione. E poi sottoporre ogni aspetto della nuova Costituzione al referendum dei cittadini. Non che ti fanno approvare la nuova Costituzione sulla base di un singolo articolo, perché hanno cambiato molto. E io voto no perché questa pasticciata non la voglio. Io voglio che la collegialità di tutti i partiti politici e di tutti i politici creino una Costituzione nuova. Poi, care amiche ed amici, volevo dirvi che sta bene, come dice il Papa, dare accoglienza a ogni rifugiato, che poi se ne vanno dall'Italia dopo che noi spendiamo miliardi per accoglierli. Ma bisognerebbe risolvergli i problemi loro a casa loro, costerebbe molto meno, come disse Bettino Craxi, investire un euro in Africa per dare lavoro piuttosto che spendere o sprecare 100 o 1000 euro in Italia per dare solamente rifugio e che risulti improduttivo. Quindi dislochiamo le imprese italiane dalla Cina e mettiamole in Africa, perché non c'è un'emigrazione massiccia di cinesi all'Italia, ma di africani dall'Italia. Se vogliamo arginare l'immigrazione dal Maghreb e dal Sudafrica, dall'Africa subsahariana, dobbiamo traslocare le fabbriche italiane dalla Cina all'Africa, così avranno lavoro a pochi soldi perché costa poco dargli lavoro in Africa e magari quelli che sono emigrati in Italia ritorneranno in Africa perché avranno lavoro. Invece non si fa nulla di tutto ciò. I politici si lamentano che non riescono a risolvere il problema, intanto continuano le ingerenze, le invasioni e le guerre nei paesi a promuovere il terrorismo con Daesh e compagnia, invece di sprecare tutti quei soldi a formare gruppi guerriglieri estremisti, dovrebbero andare a mettere fabbriche. Allora vi lascio perché è la terza volta che il cellulare ha avuto un lop mentre mi filmavo, quindi ho dovuto togliere la batteria, rimetterla e si è riacceso di nuovo. Comunque io vi saluto care amiche ed amici. E finché il cellulare non si congela di nuovo, io vi continuo a dire il mio terzo pensiero. Per frenare l'immigrazione eccessiva in Italia, che già non possiamo più assorbirla, non perché siamo cattivi, ma perché non ce la facciamo, collassano tutte le strutture ed infrastrutture sociali, e magari se uno, un italiano perde il lavoro, gli tolgono la casa, va in mezzo alla strada, perde la fabbrica, addirittura arriva a suicidarsi. Ma se viene un rifugiato, gli danno il cellulare, l'abbonamento fisso al cellulare, la macchina, l'assicurazione, il bollo ICI, gli pagano tutto, va in un hotel a 5 stelle e quindi si invertono più di 1000 euro al mese per ogni rifugiato. Tutto quello potrebbe andare a migliorare il paese. Se invece di limitarci a ospitare i rifugiati in Italia andassimo a invertire nei paesi di origine che hanno seri problemi strutturali, politici ed economici, guerre, eccetera, invece di invertire per ogni rifugiato 1000 euro in Italia, basterebbe invertire un euro in Africa e ti renderebbe 1000 euro. Quindi io lancio un appello agli industriali: dislocate dalla Cina, perché non sono i cinesi che vengono in Italia. Andate nel Maghreb, nel Medio Oriente e nell'Africa subsahariana, perché nel Sahara chiaramente non vive nessuno. Vivono in poche oasi. Però se si portasse lavoro italiano ed europeo nel Maghreb,
e nell'Africa subsahariana, nell'Africa nera, nell'Africa meridionale, verrebbero molte meno persone a chiedere lavoro in Europa. E con questa vi lascio perché poi mi si spegne di nuovo il cellulare. Oggi non mi posso firmare con il Nokia Asha 302 perché se l'è portato mia madre, che gliel'ho regalato a lei. Quindi oggi mi filmo con il mio vecchio Samsung Galaxy Yung 5360 che purtroppo da qualche mese, comprato nel 13 e fabbricato nell'11, purtroppo da qualche mese ha dei lop continui. Quindi prima di rimanere ancora una volta a dover riaccenderlo per salutarvi, vi ho spiegato abbastanza bene quello che penso sull'immigrazione, sul referendum costituzionale. E poi non so che altro vi ho detto, ma appunto già l'ho detto. E vi lascio. Grazie di seguirmi. Se avete dei commentari, lasciateli. Se vi è piaciuto questo video, dategli like. E soprattutto, se avete dei temi da propormi, suggeritemeli nei commentari a questo video. Adesso mi fa molto male il braccio sinistro. Vi devo lasciare. Un abbraccio, un saluto forte dal vostro Sant'Enchan. E grazie di seguirmi, iscrivetevi al canale così mi aiuterete ad andare avanti. Anche se al momento non guadagno niente, è un appoggio sempre morale. Arrivederci e ciao, alla prossima!